Buonasera, a questo dibattito sono presenti diversi ospiti, è un dibattito organizzato dalla UPUPA, Associazione Culturale Unione Protezione Umana per l'Ambiente. Parleremo di ospedale unico o forse di ospedale nuovo, come si sente declinare in queste ultime ore, e il titolo del dibattito è proprio Serve un ospedale a Muraglia. Lo faremo con Luca Ceriscioli, past president della Regione Marche, Michele Gambini, consigliere comunale del Consiglio Comunale di Pesaro, Salvatore Giordano, vicepresidente della Camera di Commercio. Oggi in veste di esperto di impresa, Oriano Giovanelli, ex sindaco di Pesaro, Roberto Rossini, segretario provinciale della CGIL, Giuseppina Catalano, ex assessore pesarese e medico, ovviamente. Iniziamo con scandire gli argomenti perché una settimana fa la Regione ha votato prima una risoluzione e poi una mozione in consiglio regionale proprio per, tra virgolette, stoppare il progetto dell'ospedale unico. C'è stata qualche situazione politica, subito dopo è esplosa perché chiaramente c'è stata anche qualche correzione del tiro perché si è parlato prima di annullamento dell'ospedale unico, ma subito dopo con la precisazione, ma non è detto che non si costruisca un nuovo ospedale e quindi con questa differenza fra unico e nuovo che ha tenuto in ballo e sta tenendo in ballo il dibattito politico, tanto che sabato scorso il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha avviato una mobilitazione a cui seguirà una raccolta di firme per portare avanti l'idea di avere questo ospedale, una struttura da 250 milioni di euro, e ci sono già 104 milioni messi in campo dal Ministero, a cui la Regione ne ha aggiunti 16 nella scorsa legislatura, e i restanti dovrebbero essere finanziati tramite un project financing. Chiediamo subito al past president Luca Ceriscioli quanto è stata blindata quest'opera nello scorso mandato e se appunto in queste schermaglie politiche cosa sta succedendo, nel senso che come mai nell'ultima legislatura non avete messo in sicurezza la realizzazione dell'opera? Ma è tantissimo tempo che si lavora attorno a questo progetto. Io ricordo Almerino Mezzolani, 10 anni fa circa, che diceva: siamo d'accordo, bisogna fare questo ospedale importante per tutto il territorio, non abbiamo le risorse, cioè non abbiamo quello che ci serve per partire, che è più o meno il 50% del costo complessivo. Con il project financing, con altri strumenti, diventa il 100% della spesa subito disponibile. Negli ultimi 5 anni si sono ridecise la localizzazione, si è trovato un soggetto attuatore, sono stati determinati 120 milioni di euro per poterla realizzare. E dopo 10 anni i 120 milioni. Di questi, come dicevi molto bene, 104, dopo una richiesta fatta 2 anni fa dal Ministero che chiedeva cosa c'era già di pronto, insomma di finanziabile, che avesse almeno un progetto preliminare, e l'unico progetto che avevamo a disposizione, tra parentesi, era questo, cioè si critica molto lo strumento del project, ma anche quello che permette di anticipare, diciamo, dei passaggi senza dover aspettare di avere tutte le risorse, ma neanche la metà. E quando, insomma, tutti questi elementi, molto difficili da mettere insieme, dopo un lungo percorso, li troviamo allineati, la scelta politica a cuor leggero di buttare via tutto, mi sembra più che altro questo il punto debole del pensiero di chi vuole azzerare quello che è avvenuto fino ad oggi. Al di là che formalmente è sempre tutto possibile, quindi non è che non sia possibile per la nuova maggioranza fare scelte diverse. E quello che credo sia molto utile, prima di farle, insomma, di avere un progetto, un'idea, sapere dove si vuole andare, l'utilizzo delle risorse. Per esempio, mi ha colpito molto nella mozione che come prima istanza porta via i 16 milioni dall'ospedale. Senza dire cosa si farà, intanto portiamo via le risorse, no? Quindi boicottiamo, troviamo un modo per non fare niente. 10 anni sono lunghi, ma il periodo, insomma, in cui si è atteso questo ospedale è stato veramente importante e oggi capita, secondo me, in una congiuntura economica, sociale estremamente delicata. Anche il giorno delle elezioni nessuno aveva chiaro il secondo lockdown, no? Il ritorno della pandemia e tutta l'economia, sia quella marchigiana, nazionale, internazionale, che si trovava di nuovo impantanata nella difficoltà oggettiva di poter fare economia nel momento in cui tutto si ferma per dare appunto la priorità alla salute delle persone. Quindi sono anche elementi nuovi che andrebbero valutati. Io immagino questo scenario, cioè la possibilità che abbiamo concreta da qui a un anno di vedere nel territorio della Regione Marche, nel territorio di Pesaro, partire un investimento di 250 milioni di euro, pronto con i progetti, con tutto quello che serve per partire. Perché qualunque altra ipotesi, questa per me è la blindatura più forte, almeno per chi
a cuore la propria comunità, insomma, vuole dare risposte, qualunque altro progetto come minimo ci impiega, ma dico 3 anni ma per partire, immagino almeno un anno per avere le risorse, un anno e mezzo, poi una volta determinate le risorse, le procedure, la gara per la progettazione, una gara per una progettazione che in un oggetto banale impiega un anno. Poi la progettazione, e anche quella non si progetta un oggetto qualunque, si progetta un ospedale. E dopo la progettazione, la gara per la realizzazione. Quando arriviamo? Invece sono convinto che di occasioni come queste, in tutta la regione ce ne sono poche, conosco il parco progetti, i progetti che abbiamo sono quelli già finanziati, gli unici che hanno questa chance sono proprio come progetto dell'ospedale di Pesaro. Quindi ecco, la blindatura più forte secondo me è nel buon senso, nella ragionevolezza, nell'interesse che si deve avere per la crescita di un territorio. Se anche in campagna elettorale si è detto qualcosa di diverso, nulla toglie che si possa riconsiderare la cosa alla luce di tutto quello che sta accadendo. Infine, la grande, va bene in campagna elettorale dire che questo ospedale toglieva qualcosa agli altri, questo ospedale non toglie niente a nessuno, aggiunge a questo territorio. E con un po' di sano campanilismo fa ancora più certa evidenza vedere i rappresentanti del centrodestra del territorio che in maniera dottrinale, siccome la loro linea è quella, allora si deve rinunciare. Avessero almeno difeso l'idea, dice, però i 120 milioni spendiamoci di qua, no? Neanche quella, c'è proprio un atteggiamento, chiamiamolo, nei confronti della scelta che è totalmente ideologico e non guarda con un po' di attenzione ai bisogni del territorio, come quelli economici sono anche quelli sanitari. Faccio l'esempio del famoso miliardo che viene tante volte citato, no? Metti anche che l'altra parte si trova con mutuo, non credo che la parte restante del mutuo, quando lo paghi in 30 anni, pagherai esattamente la cifra che hai preso a prestito, no? Chi ha avuto l'esperienza di una casa, se ha un mutuo a 200.000 euro, poi ne restituisce molto di più, no? Almeno un 50% in più. Non si tiene conto di fatti, per esempio, sulla qualità del servizio. Un ospedale moderno oggi si qualifica anche sui tanti metri quadri che mette a disposizione per posto letto. Gli ospedali vecchi hanno pochissimi metri quadri a persone. Ma dice, ah, ma questo costerà di più pulirlo. E certo, le pulizie vanno a metro quadro. Se io do uno spazio adeguato, quindi più sicuro, più qualificato e più grande, spenderò anche di più. Ma oggi sto spendendo poco, non perché risparmio, ma perché non do quel servizio di cui c'è bisogno. Terzo argomento forte, secondo me, sempre fra quelli che non dovrebbero far tornare indietro, il tema della mobilità passiva. Abbiamo recuperato molto nel saldo di mobilità, ma è chiaro che poter contare su un'infrastruttura qualificata, una sanità di servizi di alto livello, permette anche di far lavorare bene tutti insieme e dare una risposta più qualificata. Quindi io vedo lì gli elementi di forza. Poi è chiaro, amministrativamente non è banale buttare via un progetto del genere, bisogna riflettere tanto sulle scelte che si fanno, ma ce ne sono ancora alcune di più semplici che riguardano semplicemente la propria comunità, la qualità della salute, un investimento strategico veramente keynesiano, molto più di una buca perché si fa un ospedale, che cadrebbe esattamente nel momento migliore in cui fare un grande investimento pubblico per il rilancio dell'economia. Bene, Rossini, quest'opera ha due risvolti. Da un lato mette in moto l'economia di un territorio in termini appunto di rilancio di lavori pubblici, dall'altro ha un valore strategico appunto per la rete dei servizi che poi si andranno a creare. Qual è il punto e il parere del sindacato? Il nostro parere è sempre stato chiaro, da ultimo siamo anche usciti con un comunicato unitario, abbiamo ribadito sostanzialmente quello che diciamo da almeno 10 anni a questa parte. Quando si prende la decisione di fare un nuovo ospedale, tanto più un ospedale almeno di primo livello, secondo quello che prevede il DM70, intanto vorrei chiarire, l'ospedale deve essere unico, non può essere un ospedale nuovo, un ospedale di base che serve veramente poco al territorio. Se veramente vogliamo in qualche modo invertire le dinamiche della mobilità passiva, noi dobbiamo avere un ospedale che dentro l'ospedale faccia alcune, come posso dire, dia delle garanzie di qualità e di una elevata anche qualità nella tutela appunto della salute. Ma a prescindere da questo, nel momento in cui si decide di fare un nuovo ospedale, è chiaro che prima di tutto viene una scelta di carattere non economico, no? Si fa una scelta appunto a tutela della salute pubblica. Dopodiché è chiaro che c'è anche tutto il resto. Lo diceva il presidente Ceriscioli, ovviamente in una fase come questa, forse credo che sia la prima grande opera pubblica che abbiamo nel territorio, o meglio, sarebbe stata la prima grande opera pubblica che ricade sul territorio a distanza di non so quanti anni, penso almeno forse un ventennio.
Ed è chiaro che in una fase di questo tipo usciamo da una lunga, lunghissima crisi economica che ha colpito molto forte il nostro territorio, ma più diciamo così, che siamo in un'ulteriore crisi che è prodotta appunto dalla pandemia, è chiaro che quella diventa una leva principale, tanto più importante, tanto più per come è strutturata ancora l'economia e il modello produttivo nella nostra nazione. Ovviamente tutto quello che è il comparto edilizio è un po' il cuore di una serie poi di altri settori che in qualche modo dall'edilizia o con l'edilizia hanno interazioni, hanno capacità anche di sviluppare appunto in termini di occupazione e anche di produttività. E quindi è chiaro che anche da quel punto di vista diventa un elemento importante. Però ribadisco, prima di tutto c'è una scelta di carattere altro, no? Un carattere di tutela della salute, di prospettiva anche per il futuro. In più bisogna anche ragionare sulla comunità, la comunità pesarese, la comunità marchigiana, perché io poi vedo Marche Nord, l'abbiamo sempre vista l'ospedale unico come un pezzo della sanità regionale, non come un pezzo della sanità pesarese, che doveva in qualche modo interagire e integrarsi con tutto il resto appunto della rete ospedaliera e sanitaria, quindi anche ci metto anche la sanità territoriale dentro questa condizione di relazione della sanità. E un investimento in un'infrastruttura di carattere sociale di questo tipo qualifica l'intera collettività marchigiana e la collettività pesarese, ne qualifica sia in termini appunto occupazionali, di lavoro, di sviluppo, di volano di sviluppo, ma anche dal punto di vista della qualità del vivere, che non è indifferente anche per attrarre investimenti, no, nei settori privati e di altri soggetti. E appunto che potrebbero investire sul territorio facendo investimenti di altro carattere, anche di carattere tecnologico, che servono tutti insieme in qualche modo a crescere e far vivere meglio la popolazione della nostra provincia. Bene, Giordano, in qualità di esperto di impresa, che cosa significa mettere in piedi in un territorio un cantiere da 250 milioni di euro? Quali sono le ricadute? Come se noi domani avessimo all'incirca metà del fatturato della BS in campo, per dare un esempio molto comprensibile. Quindi una realtà importante, che significa sostanzialmente fare una grande impresa di certe dimensioni. Ma io voglio approfittare questa sera dell'occasione per ricordare un fatto che potremmo definire storico. La storia della sanità pesarese è una storia molto tormentata e credo che il nostro cosiddetto scippo, se vogliamo parlare in termini campanilistici, deriva dal fatto che ad Ancona si è fatta la facoltà di medicina e poi Ancona si è impossessata del titolo di Politecnica delle Marche. Nell'impossessarsi del titolo di Politecnica delle Marche non c'è stata, secondo me, una spinta politica a fare in modo che tutto quello che accadeva in questa regione poteva e doveva essere distribuito un po' nel territorio. Quindi abbiamo centralizzato molto. E negli anni ci si è indeboliti. Io cito solo un dato dal quale partire, perché è un dato comparativo europeo che ci deve far riflettere. Noi rispetto ai tedeschi spendiamo esattamente la metà in termini pro capite. Qui mi sono appuntato il dato esatto: i tedeschi spendono 5.037 euro a persona, noi ne spendiamo 2.411, il che significa in soldoni che noi in questi anni abbiamo tagliato sulla sanità molto. E arrivo al punto. Qui ho sentito nel dibattito alcuni che si esprimono contro lo strumento del project financing. È un errore madornale, perché catturare l'investitore privato che accompagna la produzione di un bene pubblico per dare un servizio pubblico credo che sia la cosa più virtuosa. Chi legge il Corriere della Sera trova un titolo oggi della Gabanelli: il paese più attrattivo per i privati, l'Italia. Cioè noi stiamo diventando il paese più interessante da un punto di vista di investimenti, perché da noi si devono fare tante infrastrutture, perché in questi anni abbiamo accumulato dei ritardi importanti. Questa sarebbe stata un'occasione che io, tra virgolette, nella mia esperienza caldeggio da almeno 20 anni. Io ricordo che al Teatro Rossini, molti anni fa, lanciammo l'idea
dell'ospedale unico tra Pesaro e Fano. Io credo sono stato l'ultimo che ha messo insieme a un tavolo il sindaco di Pesaro e di Fano, e hanno fatto anche degli accordi. Quindi la comunità si era preparata ad avere questo tipo di infrastruttura e aggiungo, c'è stata anche la contestazione in sede ANAC, l'autorità per il controllo sugli appalti, eccetera. La procedura che ha fatto la Regione Marche è stata considerata ineccepibile, quindi è stato un progetto che credo sia stato coltivato nel migliore dei modi. Se ha accumulato un po' di ritardo, certamente sì, però cito sempre la stessa fonte. Qualcuno ci dice, e ne dovremmo prendere atto, che per il 79% degli investitori c'è solo un ostacolo agli investimenti infrastrutturali in Italia: la nostra instabilità politica e regolatoria. Cioè questo paese la deve smettere di essere perennemente in campagna elettorale. Un ospedale non è di destra e di sinistra, è un bene prezioso per la collettività. Tutti dovremmo essere d'accordo a migliorare la qualità della nostra sanità. Si può discutere di tutto, si può discutere di migliorare, ma i progetti che sono avviati e vengono decisi vanno onorati, perché è un problema di civiltà giuridica oltre che di interesse collettivo. Io quindi, rispetto agli atteggiamenti che si chiudono a riccio, per cui uno l'ha fatto una parte dello schieramento e lo devo distruggere, è una cosa a mio avviso che è abominevole, non si giustifica. Sarebbe stato corretto per la nuova amministrazione aprire un tavolo di discussione e dire: guardate, noi abbiamo questi nuovi problemi, abbiamo il Covid, abbiamo determinate problematiche, dobbiamo ridiscutere il progetto in qualche modo. Questo avrebbe avuto un senso, ma decidere come è stato deciso credo che sia una cosa sbagliata, e non lo faccio perché voglio difendere un interesse piuttosto che un altro. Io mi sento di mettere al centro, come cittadino e come persona che in tanti anni qualcosa ha cercato di dare in termini di contributo per quanto riguarda la crescita, lo sviluppo, e io mi sarei aspettato un atteggiamento tra virgolette più rispettoso. L'ospedale era un'aspettativa secolare, abbiamo degli ospedali vecchissimi sia a Pesaro sia a Fano, per quanto investimenti ne siano stati fatti non siamo al massimo, il coronavirus ci sta inchiodando ad una criticità molto complicata e molto, diciamo, tormentata, e credo che sia giunta l'ora di riflettere, di fare le cose con grande buonsenso. Quindi io faccio un appello alla nuova amministrazione a fare in modo che questo tipo di bene, che era stato, diciamo così, progettato, adesso ci dovrà essere la gara d'appalto, eccetera, possa procedere, altrimenti ecco, credo che pagheremo un prezzo molto molto elevato. L'economia nostra soffre e avere un acceleratore di investimenti pubblici in questa circostanza, lo diceva il sindacato, lo diceva anche il presidente Ceriscioli, sarebbe un danno notevole. Giovanelli, in questi giorni c'è stata questa contrapposizione fra costa entroterra, i soldi che per l'ospedale unico che potrebbero togliere risorse appunto all'entroterra, ma in realtà qual è il vero punto di incontro fra una sanità diffusa, una sanità dell'entroterra e una sanità della costa? Microfono. Ecco il microfono. Grazie, ma innanzitutto io vorrei dare un contributo come, diciamo così, come persona interessata che non ha una specifica competenza sulla materia, ma che ha a cuore, diciamo, il buon esito della soluzione di problemi annosi del nostro territorio. Direi che gli atteggiamenti da seguire sono essenzialmente tre. Il primo, un sano realismo. Giordano parlava prima del problema della instabilità politica. Nelle regioni la stabilità politica c'è, nel senso che chi vince conclude al 100% delle possibilità il mandato elettorale. Quindi noi per 5 anni abbiamo questo governo della Regione Marche, almeno per 5 anni. E quindi
e il realismo mi fa dire di non innamorarci delle cose che avevamo fatto, perché è legittimo che chi arriva al governo in questo momento porti avanti la propria linea e il proprio progetto, e lo farà. Dobbiamo sapere che lo farà. L'altro elemento, e quindi diciamo così, più che pensare che chi arriva adesso faccia quello che piaceva a chi c'era prima, bisogna trovare il modo di contemperare di far capire che c'è possibilità di intesa, di comune interesse fra ciò che era stato programmato dal governo precedente e le ambizioni programmatiche di questo nuovo governo. È un realismo necessario se si vuole portare a casa un risultato. Il secondo punto, sempre legato al realismo con cui si deve affrontare questa cosa, è una sensazione che per me non è una sorpresa, l'avevo anche in qualche modo prevista questa cosa, e cioè dopo la decisione assunta dal Consiglio regionale, tra virgolette, penalizzante nei confronti della città di Pesaro, c'è stata una specie di ola nel territorio della nostra provincia. Si misura palpabilmente l'isolamento politico di Pesaro nei confronti del resto del territorio provinciale. Cioè anche figure, movimenti, gruppi, persone che non appartengono politicamente al centrodestra sono contente che ci sia la possibilità di rivedere decisioni assunte che dal loro punto di vista privilegiavano la città di Pesaro e danneggiavano il resto del territorio. Non si rimettono insieme i cocci se non si recupera un clima per il quale l'interesse della città di Pesaro sta dentro l'interesse dell'intero territorio provinciale. Se non si costruisce un comune sentire fra i territori per i quali ciò che si fa a Pesaro non viene percepito come uno scippo nei confronti delle aspettative e dei bisogni del territorio. Guardate che è una cosa che politicamente è seria questa, se si vuole portare a casa il risultato. Questo è per quanto riguarda il realismo. Il secondo aspetto è la visione. Ci vuole visione. Non soltanto legato al fatto che appunto per 5 anni avremo a che fare con questo governo, ma legato al fatto che tante cose sono cambiate in questi ultimi mesi. Allora, io penso che il tema ospedale nuovo, unico, quello che vi pare, di Pesaro, a Pesaro, va legato a una riflessione di che cosa ci ha detto il coronavirus rispetto al tema sanità. Allora, se tutto il dibattito che noi facciamo è sul fatto che dobbiamo fare l'ospedale e non diamo alcuna rilevanza o la giusta rilevanza al fatto che abbiamo una arretratezza sulla sanità territoriale, una domanda di sanità diffusa non è soddisfatta. La seconda, che si è aperta una voragine sul tema personale, il personale della sanità, il personale. È l'altro grande problema. Pensate anche a questioni che non rientrano tante volte dentro la nostra riflessione. Pensate alle RSA. A che cosa ha significato il virus dentro le RSA? Al fatto che abbiamo considerato sempre quegli aspetti, quegli spazi come spazi assistenziali e pochissimo. Abbiamo dovuto combattere per far diventare quegli spazi anche di attenzione sanitaria. La gente, l'idea della salute ce l'ha tutta intera, non ce l'ha solo legata all'ospedale. E quindi noi bisogna che il tema ospedale lo ricollochiamo lì dentro, altrimenti la gente non ci segue. Qualcuno ha già rilevato che c'è un silenzio assordante dietro il fatto che si possa non fare l'ospedale di Pesaro. Perché c'è questo silenzio? Perché la gente ha un altro pensiero, altre preoccupazioni. Bisogna che noi ricollochiamo il tema ospedale dentro una visione della sanità legato a ciò che cambia e ciò che è emerso dopo il coronavirus. Terzo, ci vuole tenacia.
cioè nel senso non bisogna mollare l'osso, cioè bisogna insistere sul fatto che in una città come Pesaro, ma non perché si chiama Pesaro, ma perché viene spontaneo pensare che se qui c'è un intervento complicato da fare e non si può fare a Pesaro, si va a nord, non si va a sud. È una tendenza molto diffusa questa cosa qua. E quindi diciamo che questo territorio di confine, ci abbiamo ragionato per tantissimi anni, questo territorio di confine deve essere trattato nell'interesse dell'economia sistematica del sistema regionale sanitario con un'attenzione particolare, perché abbiamo bisogno di dare delle risposte che i singoli ospedali di Rete, Rino, Fano non riescono a dare e che Pesaro nelle condizioni attuali con un San Salvatore, pensate soltanto alla riorganizzazione degli spazi, no? Alla logistica messa in crisi dal Covid, che voglio dire, se ci ricapita un'altra volta che dobbiamo fare? Di nuovo dobbiamo combattere con i metri quadrati, cioè bisogna che una volta per sempre o una volta per molti anni ci mettiamo a posto dal punto di vista di una struttura sanitaria che sia adeguata, senza dare senza che questo sia togliere qualcosa a qualcuno o che venga percepito soltanto come questo aspetto. Io credo quindi che questi tre aspetti, tenacia da una parte, visione perché dobbiamo inserirla dentro un contesto che è cambiato e dall'altra parte realismo, ci devono guidare in questo frangente particolarmente, particolarmente complicato. Non è facile. La parte, diciamo così, destruence della maggioranza nuova in regione forse non è ancora finita, dovrà avere anche delle altre puntate, perché è normale quando uno arriva a governare dopo tanti anni e vuole dare un segno di cambiamento. Nella parte costruens dobbiamo avere l'intelligenza di interloquire. Non esiste, fatemelo dire con una battuta politica forse un po' troppo secca, non esiste che io vada avanti e dice ospedale nuovo, seguitemi, le truppe dietro. È meglio forse, diciamo così, aspettare di fare movimenti e provare a parlare con chi ha vinto, ma che comunque ha tutto l'interesse di non lasciare Pesaro, il nostro territorio, scoperto dal punto di vista di una struttura sanitaria fondamentale come l'ospedale. Gambini, lei rappresenta un'ala ambientalista del Partito Democratico, si è parlato spesso di questa inadeguatezza del sito di Muraglia con dei problemi idrogeologici, se vogliamo. Quali sono le critiche che muovete e soprattutto anche rispetto al Project Financing, qual è la posizione degli ambientalisti? Il microfono. Allora, grazie, buonasera. Prima di rispondere alla domanda, che ovviamente è tutta intenzione di fare, volevo legarmi a una cosa che ha detto Riano Giovanelli, che mi sembra rilevante, perché ha parlato del personale della sanità e del fatto che questa situazione pandemica di emergenza così devastante ha mostrato tutti i limiti di quello della dinamica che si è prodotta nel sistema sanitario nazionale. Ora, mi ricollego a questa osservazione che ha fatto Oriano, perché volevo riflettere su una delle accuse che sento fare molto spesso sia al mio partito, in particolare a Luca Ceriscioli. Io naturalmente faccio parte del PD, Ceriscioli è un mio compagno di partito, ma chiunque conosca la nostra storia non dovrebbe immaginare che io abbia un pregiudizio favorevole ai suoi confronti, cioè voglio dire, non siamo stati anche divisi da posizioni significativamente diverse, però io l'ho sentito accusare di essere il devastatore della sanità pubblica in favore della sanità privata. Questa accusa io ho sentito Ceriscioli rispondere con questo argomento che mi sembra di estrema attualità, perché viene ripetuto dal ministro della Salute Speranza quasi quotidianamente nelle televisioni nazionali, e cioè il fatto che dal 2014 la spesa sanitaria per il personale è stata vincolata, cioè dal 2015 è stata vincolata alla spesa del 2014 ridotta dell'1,8% se non sbaglio. Ora, questa camicia di forza e impediva evidentemente, che di fatto si è tramutata in una diminuzione progressiva delle risorse reali per il personale sanitario, e a questa camicia di forza impediva di aumentare
le prestazioni erogate dai servizi pubblici. E quindi Ceriscioli ha sempre risposto all'accusa: tu vuoi più privato e più e meno pubblico, dicendo: io ho assunto tutti quelli che potevo assumere, come facevo a dare più servizi pubblici con quei limiti di spesa del personale sanitario? Lo dico perché mi sembra che a questa controobiezione di Ceriscioli di non aver mai sentito una risposta vera, cioè mi sembra un'obiezione assolutamente efficace. Questo per dire che ragioniamo di sistemi complessi in cui intervengono dei vincoli molto forti. Non possiamo far finta di non avere vincoli, come la scelta stessa del o quello che è stato chiamato ospedale unico, adesso si vuole chiamarlo ospedale nuovo per non dar l'idea che, no, che unico significhi deprivare il resto del territorio di qualcosa. Dobbiamo ricordarci che sotto l'etichetta di ospedale noi indichiamo strutture anche molto diverse che vengono gerarchizzate per complessità dei livelli delle prestazioni. La complessità delle prestazioni che vengono erogate è codificata, indicata molto chiaramente dalla legge, dal famoso decreto Balduzzi. Quindi non è che in un territorio piccolo e tutto sommato scarsamente popolato come il nostro siamo liberi di fare quello che vogliamo. Possiamo puntare ad avere una struttura qualificata per prestazioni ad alta complessità e altri ospedali che fanno un altro genere di prestazioni. E quindi uno può anche non scegliere questo modello, può anche dire: facciamo solo prestazioni di basso livello, di bassa complessità nel nostro territorio, per tutto il resto andiamo ad Ancona, Milano e Bologna. Io non credo che sia una cosa da perseguire. Quindi non è che possiamo girare intorno a questa cosa dell'unico non unico, cioè qui parliamo di ospedali che hanno funzioni diverse ed è chiaro che funzionano come sistema di ospedali e come rete territoriale. Quindi di nuovo quello che diceva Oriano mi sembra che vada raccolto, cioè è una discussione che va ampliata a tutto il resto. Per quanto riguarda invece la scelta del sito, che ricordo è figlia di una scelta di aggregazione di due realtà che erano il Santa Croce, sono il Santa Croce e il San Salvatore. E a un certo punto si è iniziato a parlare di ospedale unico in quella chiave, cioè laddove esistevano due, in realtà sono tre presidi, ne facciamo uno unico per ottimizzare l'efficienza della gestione. Questo è banale, non ho sentito nessuno che operi nella sanità all'interno degli attuali San Salvatore e Santa Croce che smentisca questa prospettiva, cioè della necessità di accorpare fisicamente le strutture per ottimizzare la gestione stessa. Quindi rimettere in discussione una nuova struttura significa rimettere in discussione tutto il modello. E allora qui io mi collego a quello che ha detto il nostro moderatore Benelli, dicendo che in effetti dopo la decisione del Consiglio regionale ci sono stati dei movimenti politici, la stessa giunta regionale è sembrato aggiustare il tiro, perché in effetti rimettere in discussione, noi possiamo rimettere in discussione il project, ha un impatto, cioè diciamo facciamo una struttura lì ma cambiamo modalità di finanziamento, ha un impatto perché bisogna cambiare proprio la procedura amministrativa e ha un impatto in termini di tempo. Se diciamo vogliamo fare una nuova struttura ma cambiamo sito, ha un altro impatto perché si azzera una discussione che riprenderà molto tempo e sulla quale adesso dirò perché è l'oggetto specifico della domanda che mi faceva. Se mettiamo in discussione tutto il modello, qui siamo al buio totale. Ecco, è molto inquietante che la Giunta non sembra avere idee molto chiare su quello che vuole. E quindi io la paura la capisco moltissimo, capisco anche la frustrazione della dottoressa Catalano. Venendo al sito, io volevo ricordare che anni fa, credo 8 anni fa, ci fu una riunione del mio partito, il PD provinciale. All'epoca noi come partito governavamo la città di Pesaro, non Fano all'epoca, la provincia di Pesaro, la regione. Il partito provinciale fece un documento in cui si indicava Fosso Seiore come il luogo idoneo e migliore per fare il nuovo ospedale. Ecco, io votai l'unico da solo contro quel documento perché ritenevo Fosso Seiore una scelta poco meno che sciagurata per diverse ragioni. Partecipai anche a una manifestazione in cui ricordo molto molto bene il mio carissimo amico Alberto Milazzo, una delle persone che purtroppo il Covid ci ha portato via, che aveva un cartello con scritto il Fosso Seiore baricentrica e il baricentro fra Cantiano e la Croazia, perché non so se vi ricordate, si diceva Fosso Seiore baricentrico. Questo baricentrico tradiva quell'idea, e ancora di nuovo mi ricollego a quello che diceva Giovannelli, cioè che il baricentro fosse da ricercare fra le due città di Pesaro e Fano.
il resto della provincia, insomma, in qualche modo farà. E quel sentimento di cui lui parlava, che è stato anche codificato in una canzone molto divertente di Duccio Marchi, non so se la conoscete, andate a sentire su internet, Malospedal, in cui lui, che è un medico, forse lo sapete, di Urbino, racconta di un ricovero, ma non riesce ad andare da nessuna parte perché hanno chiuso tutti gli ospedali, e una strofa dice: quelli di Pesaro e di Fano hanno deciso di fare un solo ospedale e chi sta più a monte può morire di un colpo. E quella sensazione è una sensazione di cui chi vive nella costa deve farsi carico in qualche modo. Noi forse abbiamo sbagliato in qualche cosa, abbiamo mancato nella capacità di dare al resto del territorio la sensazione che eravamo preoccupati anche per le condizioni. Io faccio due esempi che non esulano un attimo dal percorso sanitario per capire come la città capoluogo può relazionarsi col resto del territorio. Nei servizi ho avuto in passato occasione di criticare sia Luca Ceriscioli sia Matteo Ricci in due momenti specifici proprio sull'azienda unica dei servizi, quindi Marche Multiservizi. Anni fa, con una scelta secondo me felice, Matteo Ricci, che era allora presidente della provincia, nominò presidente di Marche Multiservizi un manager pubblico, e Ceriscioli, che allora era sindaco di Pesaro, decise di rinnovare i patti parasociali fra il comune di Pesaro e il ERA, che è il soggetto privato, senza consultare gli altri soci. In quel momento era chiaro che il comune di Pesaro, invece di pensare alla collettività territoriale, faceva i propri interessi legittimamente, però rinunciava a quel ruolo. Qualcosa del genere è stato fatto anche più recentemente. Ecco, o il comune di Pesaro e il PD anche pesarese, visto che è il partito guida della città, trova la forza di guardare il resto del territorio, oppure questa sintesi non la si potrà mai fare. Tanto è vero che si vede immediatamente che questo stop all'ospedale Muraglia ha riaperto delle discussioni, basti vedere quello che sta succedendo a Fano. Quindi il rischio enorme che si azzeri tutto c'è, parliamoci chiaro. Detto questo, il sito di Muraglia è il migliore sito della provincia? Io credo sicuramente di no. Un ospedale è una struttura che ha un impatto ambientale molto rilevante nel momento della costruzione e nel momento dell'esercizio. Ha un impatto meramente paesaggistico, urbanistico, quindi sulla viabilità. Quindi non esiste una zona della provincia in cui questo impatto venga azzerato. Questo è un dato di partenza, nel senso che per una struttura, una funzione così importante per la collettività, si deve sapere che si sacrificano delle cose in termini ambientali. Non era il posto migliore perché dal punto di vista viabilistico probabilmente i punti più facilmente accessibili dell'intera provincia sono o l'attuale Casello di Pesaro o l'attuale Casello di Fano, uno dei due indifferentemente. Però c'è da dire una cosa, che Muraglia non è così disastrosa. Un esame attento dei fatti, mentre io appunto ripeto su Fosso 6 ore ero pronto a fare le barricate, un esame attento dei fatti dal punto di vista anche viabilistico, Muraglia con il nuovo casello di Pesaro Sud e il completamento degli interquartieri è di fatto a portata di pochissimi minuti da Fano, ma anche da tutta la provincia, nel punto più estremo della provincia, entro l'ora di macchina. E dobbiamo ricordarci che la stragrande maggioranza delle prestazioni fornite da un ospedale non sono in emergenza. L'emergenza è una storia sé che non voglio toccare, ma la stragrande maggioranza delle prestazioni velocissimo sono pianificate, e quindi non sono i 3 minuti in più e in meno che fanno la differenza. Il problema è metterlo in un posto accessibile, e Muraglia tutto sommato non è così peggio di altre collocazioni. Il problema è che se mettiamo in discussione Muraglia ripartiamo veramente da zero. Bene, secondo giro di domande, secondo e ultimo, vi prego di essere più celeri nelle risposte. Ceriscioli, in questi giorni l'assessore Saltamartini dice che l'ospedale non sarà di secondo livello e soprattutto dice che non si farà con il project financing. Non dice no a un ospedale nuovo, però al tempo stesso dice anche che la regione è pronta ad accollarsi il mutuo pur di non fare il project. Che partita politica si sta giocando, lei che conosce insomma questi ambienti? E attivi il microfono. Sì, questo discorso sul livello dell'ospedale, su dove mettere le altre specialità, non è un'astrazione che uno può mettere a casaccio. Dice: allora facciamo la cardiochirurgia a Urbino e la neurochirurgia a Fabriano. Cioè, non si riescono a
collocare oggi servizi di qualità se non in un contesto che è qualificato nel suo complesso. Quindi il modello di Santa Martino è quello di portare tutto su Ancona, che non reggerebbe in termini anche di rapporto con un territorio molto più ampio, cioè per non fare l'ospedale fra Pesaro-Fano farebbe l'ospedale unico per tutta la regione, quindi esattamente un modello diametralmente opposto. Quindi c'è una realtà che rispetto alle dichiarazioni, vi dicendo, poi nel momento in cui va collocata è un pochino più complicata da gestire per come la racconta. Secondo me siamo ancora alla logica della campagna elettorale, cioè non è un pensiero da amministratore che ha un progetto chiaro di quello che vuole fare. E io so cosa hanno promesso ed è già una sfida grossa pensare di realizzare quanto hanno promesso. C'è l'idea di riavere gli ospedali diffusi sparsi nel territorio, pensando che quella è la sanità del territorio, è un'aberrazione totale, perché la sanità del territorio non è una sanità ospedaliera, anzi è una sanità legata alla domicilierità, al rapporto col paziente, alle cure che vengono a casa, ma non cure per acuti di alta specialistica. Parliamo di una assistenza che accompagna altre fasi della malattia, la riabilitazione, piuttosto che l'attività di prevenzione che permette di non diventare un malato acuto per i cronici fragili, che sono il grande tema della sanità. E non c'entra niente con gli ospedali sparsi nel territorio. Sono modelli sanitari che non funzionano più perché i professionisti oggi lavorano bene se a fianco a loro hanno altri professionalità altrettanto qualificate, hanno le tecnologie giuste a portata di mano, cioè si lavora in un grande ruolo di squadra. Io faccio sempre l'esempio della Breast Unit, che è l'unità che segue il tumore femminile più diffuso, che è il tumore al seno, ed è fatta, composta da almeno 7 specialisti diversi, tutti di altre specialità, l'oncologo, il radioterapista, un chirurgo specializzato in quel tipo di intervento, una radiologia interventistica che sia in grado di fare il proprio compito al meglio, lo psicologo, il chirurgo plastico. Non è un modello che si può applicare mettendo i pezzi sparsi nel territorio e poi dicendo proprio per l'occasione ci riuniamo tutti e affrontiamo un tema così complesso. E così per tantissime attività che hanno bisogno di trovare professionisti qualificati con gli spazi giusti e tecnologie giuste che possano collaborare. Le sale ibride. Cos'è una sala ibrida? È una sala operatoria grande, almeno il doppio di quelle che vediamo normalmente, perché le equip che lavorano sullo stesso paziente sono fatte da soggetti che un tempo lavoravano ognuno per conto proprio, mentre oggi hai questa necessità di avere più soggetti in contemporanea sullo stesso paziente per poter dare appunto quella sicurezza e quella qualità che serve. Quando parliamo di carenza di personale, è uno quello che ha detto Michele, cioè il fatto che hai dei vincoli sulle assunzioni, ma anche la difficoltà vera di reperire personale qualificato. Allora anche questa idea di sparpagliare a destra e manca ha un abbassamento della qualità del livello e poi anche una difficoltà oggettiva ad andare a reperire. Chi per anni ha raccontato che non si volevano trovare i medici, benissimo, adesso politicamente li trovi. E sono le tante sfide di un modello che non c'è, che non funziona, che ha accarezzato la pancia di chi voleva in qualche maniera una propria rivalsa rispetto a una situazione che riteneva ingiusta, ma non è un progetto. Io sono molto convinto che invece la buona politica passi attraverso una forte capacità progettuale. Certo, poi deve coinvolgere, deve trovare tutti i soggetti che siano in grado di cogliere il valore della scelta che si sta facendo. Però questo è un recupero necessario. Perché l'alternativa alla mancanza di progetto è l'estemporaneità, il giorno per giorno, il non fare le scelte, e il non fare le scelte pesa quanto farle. Guardate questo periodo con l'emergenza Covid, il fatto che il nuovo governo regionale non voglia scegliere quali ospedali dedicare ai pazienti Covid, ma li utilizza tutti quanti. Utilizzandoli tutti quanti, essendo per il 90% strutture vecchie, con flussi poco separati, con spazi molto ristretti, manda in difficoltà l'intero sistema, che fa fatica a dare risposta a tutte le patologie ordinarie. Ecco, nella non decisione non è che c'è poi una prospettiva che mira verso il meglio, la non decisione spesso si esaltano invece le difficoltà e le cose che non funzionano. Grazie. Io non so che fine farà tutta questa vicenda, non so la fine di questa vicenda, ma sono molto d'accordo sulla parte in cui Giovannelli dice che sicuramente bisognerà combattere molto, cioè al cuore del problema c'è un livello di risposta dentro un sistema sanitario complessivo di grandissima importanza.
andarlo a smantellare, andarlo a superare, anche magari semplicemente non facendo niente, perché questa mi sembra la prospettiva più probabile per un certo numero di anni, significa togliere molto alle opportunità, alle chance che deve avere il nostro territorio e l'intera regione, perché l'intera regione ha bisogno di una situazione sanitaria del nord che funzioni e sia efficiente. Quindi la vedo una partita talmente importante che certamente ogni forma, ogni tipo di attività da ricucire il rapporto con la rete interna, per spiegare che questo è un valore per tutti, per trovare questa forma di coinvolgimento, all'utilizzo anche gli strumenti più amministrativi, spiegare che non è così facile buttare a mare tutto l'investimento che è stato fatto attorno a questo progetto, che ci sono responsabilità, ruoli. Atti, io faccio sempre l'esempio dell'analisi, che nell'analisi costi-benefici dice che la strada intrapresa è anche quella più efficiente. Sai, affermare il giorno dopo che è il contrario, bisogna, amministrativamente parlando, fare delle scelte. Insomma, da tutti i punti di vista sono convinto ancora della battaglia. Certo, il primo è politico, è nel rapporto con la comunità, ma poi nella battaglia si utilizzano tutti gli strumenti e tutti i mezzi, e di fronte alla messa in discussione di un bene così prezioso, credo che siano tanti, che un po' alla volta, appunto, coinvolti nella maniera adeguata, sapranno mobilitarsi. Grazie Rossini, vi prego di essere più rapidi nelle risposte. Project financing, qual è il punto del sindacato su questo istituto finanziario, questo modo di finanziare il progetto? Allora, noi abbiamo sempre manifestato le nostre forti perplessità su questo tipo di istituto, ma non per ragioni ideologiche, ma perché ci ponevamo alcune domande, alle quali però non abbiamo avuto mai risposte chiare, ed è per questo che siamo rimasti in qualche modo molto critici. Uno, perché ovviamente è chiaro che nel calcolo del costi-benefici bisognerebbe avere ben chiaro appunto quali sono i costi, quanti sono e che confronti bisogna fare rispetto a altre soluzioni. Ma in più i temi veri che noi ci ponevamo erano altri. Siccome altre realizzazioni appunto di strutture ospedaliere in Italia tramite lo strumento del project financing sono avvenute, no? In altre regioni, Veneto, Lombardia, Toscana, eccetera. E ovviamente avevamo in qualche modo interesse a confrontarci con quelle realtà per capire da quelle esperienze che cosa era avvenuto a quei territori. E devo dire la verità che in tantissimi casi quel tipo di soluzione ha portato più costi rispetto ai benefici che ha portato. Allora, quello che ci ponevamo in termini appunto di approccio appunto non ideologico era capire con la Regione Marche alcune cose. Intanto, se era previsto un canone fisso che avrebbero dovuto pagare i soggetti appunto che avrebbero poi gestito diciamo così tutti quei servizi non ovviamente non sanitari dell'ospedale, e in più in quali condizioni quel canone sarebbe potuto in qualche modo essere rivisto e incrementato da parte degli stessi soggetti, e tante altre domande alle quali ovviamente era importante dare delle risposte, anche per chiarire appunto nell'opinione pubblica marchigiana quanto era effettivamente il costo che la comunità doveva in qualche modo affrontare rispetto ad altre soluzioni che erano quelle più banali, quelle dell'appalto d'opera, del mutuo, eccetera. E inizialmente è chiaro che l'elemento tempo era un elemento molto molto importante nella determinazione, nella scelta da parte della Regione Marche di questo tipo di soluzione. Il problema è che sono passati 10 anni, e quando passano 10 anni il fattore tempo ormai è un qualcosa che ti sei bello che giocato, e sarebbe stato forse più opportuno magari impiegare quel tempo che sarebbe comunque trascorso nel caso in cui appunto si andava verso un appalto d'opere con i vari ricorsi, tanto lo sappiamo, no? Quando mai si fa un appalto d'opera e poi non ci sono almeno 3 o 4 ricorsi al TAR che in qualche modo rallentano tutto il processo. Però sta di fatto che oggi ci troviamo a distanza di 10 anni in una condizione di stallo, e speriamo che appunto la Regione Marche non torni indietro. Un altro elemento che ci teneva, era estremamente importante chiarire, quella regione non l'abbiamo chiarito, era anche costruire all'interno appunto del capitolato, comunque del bando per l'appalto, anche degli strumenti che ci rendessero, che ci dessero la possibilità di in qualche modo inserire degli strumenti di tutela per i lavoratori, sia quelli che avrebbero realizzato l'opera, sia quelli che avrebbero in qualche modo gestito quei servizi.
perché qui in questo caso non avresti più avuto neanche quelle dinamiche per cui gli appalti finiscono e quindi c'hai in qualche modo il bando per i nuovi appalti di servizi che ti in qualche modo rimette in discussione anche con il soggetto che acquisisce appunto quel servizio la capacità e la possibilità di andare a ridiscutere alcune dinamiche del lavoro che noi affrontiamo quotidianamente. Però ribadisco, qui il concetto è un altro e vorrei ribadirlo di nuovo. La realizzazione, faccio velocissimo, la realizzazione dell'ospedale unico, che non è un divertissement, ma di fatto in qualche modo risponde a una norma dello Stato. Io vorrei ricordare che c'è il decreto Balduzzi, che oggi si chiama DM70, che dice delle cose. Gli ospedali piccoli del territorio non è che li ha chiusi la giunta Ceriscioli o prima di lui la giunta precedente, li ha chiusi la legge. Il DM70 dice che se tu non hai 80.000 abitanti, tu non hai un ospedale, hai qualcos'altro, perché dal punto di vista appunto del, e lo diceva benissimo la dottoressa Catalano, se tu costruisci nella sanità moderna un sistema di hub and spoke, tu non puoi pensare di avere ospedali dappertutto, perché l'ospedale, quindi l'ospedale per acuti, ha un certo tipo di ruolo in un sistema di questo tipo, che deve essere però contornato da tutto il resto. E probabilmente quello che diceva Giovannelli, che è verissimo, nelle popolazioni dell'interno la cosa che è pesata di più è stata la paura di vedersi soli di fronte all'emergenza e non avere una rete dell'emergenza abbastanza sviluppata e abbastanza efficiente da poterli in qualche modo rassicurare che nel momento in cui ho un problema serio e grave riesco ad arrivare all'ospedale di primo livello che mi cura e mi risolve il problema in tempi utili. Perché ci abbiamo anche un altro enorme problema, parliamo di infrastrutture, che sono l'infrastruttura e la viabilità. Il problema grosso sono le reti viarie di questa regione, di questa provincia, e se non risolviamo quello noi avremo delle difficoltà enormi anche nel costruire un sistema sanitario moderno che oggi invece serve tantissimo. Scusate se sono andato lungo. Abbiamo sentito delle critiche al project financing. Giordano, invece, quali sono i vantaggi del project? Entriamo nel merito. Allora, il primo vantaggio è che si catturano investimenti privati, che non è una banalità. Il pubblico non è in grado di fare tutto da solo, perché altrimenti dovremmo avere un sistema di tassazione molto più forte, molto più elevato di quello che abbiamo, che già credo molto elevato. C'è un tema di velocità, il project financing è incentivato anche dal decreto sviluppo e quindi si facilita il processo attraverso il quale si seleziona il partner che viene poi sottoposto a concorrenza, ma vorrei sottolineare un aspetto che questa sera a me preoccupa. In tutti i ragionamenti c'è la spinta a fare molti se però. Con i se e con i però noi indeboliamo il sistema paese, perché questo ci mette nelle condizioni di non decidere mai. Allora, mettiamo un punto fermo. Questo ospedale sembra, secondo il provvedimento che citava il sindacato, si dovrebbe realizzare. Quindi, se questo è il tema, non dovrebbe essere messa in discussione la realizzazione dell'ospedale. Poi abbiamo due altri problemi. Abbiamo il problema dei vecchietti, tra i quali si annovera il sottoscritto, perché ha superato i 65 anni, che ho visto nel 2040 saranno il 27% della popolazione. Quindi oggi noi abbiamo 200.000 posti per gli anziani e le famose RSA, su cui ci sono stati tutti i problemi di cui non voglio tediare nessuno, dovremmo arrivare a 600.000 posti. Quindi noi dovremmo investire di più. Il MES veniva messo anche nella logica di facilitare la possibilità di investimento nella sanità. Allora questa probabilmente dovrebbe essere l'occasione per alzare la palla, e su questo quello che diceva Giovannelli rispetto al tema della visione io lo tengo molto appropriato, cioè noi dobbiamo uscire da questa faccenda non abdicando all'idea di poter avere un ospedale che alleniamo da tanto tempo e credo che ci spetti. La popolazione della costa rispetto a quella dell'entroterra è il 70%, cioè il 30% abita nell'entroterra e il 70% nella costa. Le due comunità tra Pesaro e Fano sono la comunità urbanistica più dimensionata della regione Marche. 150.000 abitanti a distanza di 10 chilometri non sono in nessuna parte della nostra regione.
Questa è la zona delle Marche di confine che respira più verso la Romagna che verso le Marche. E credo che sia interesse prioritario della regione per fare in modo che questo territorio non si senta, tra virgolette, eternamente trascurato. Addirittura ho sentito dire che siamo isolati politicamente e quindi in questo momento facciamo fatica ad essere ascoltati. Ricordo che abbiamo, a mio avviso, degli amministratori importanti che escono in questo territorio. Bisogna, secondo me, con pazienza, con tenacia, come diceva Giovannelli, e insistere e trovare una quadra, cioè la quadra dovremmo trovare con una linea di sviluppo che concili la necessità dell'ospedale con la possibilità di fare altre cose, tipo le garanzie sul telesoccorso, la possibilità di raggiungere con elicotteri dall'entroterra l'ospedale, diciamo, che è in grado di curare gli ammalati, perché dobbiamo pensare a curare gli ammalati, perché altrimenti chi può e a mezzi si sposta, gli altri ci perdono la pelle. Il bene della salute non è un bene con il quale si può scherzare. E ritorno sul tema. Il dibattito politico deve essere concentrato sulla soddisfazione delle aspettative e dei bisogni dei cittadini su un tema come la salute. Probabilmente l'esperienza della pandemia, confido e spero che tra le cose che lasci, ci lasci anche un po' di buonsenso e di amor proprio, cioè fare in modo che, a mio avviso, ci occupiamo un po' di più del bene collettivo, altrimenti assistiamo sempre ad un'eterna discussione in cui chi la vuole cotta e chi la vuole cruda, e noi, a mio avviso, come paese indietreggiamo. Ricordo che questo è un paese che non cresce da 25 anni. Grazie. Giovannelli, come analista politico le volevo chiedere, Seri, il sindaco di Fano, in questi giorni non si è presentato alla manifestazione che c'è stata a Pesaro e non ha fatto mancare, insomma, il suo contributo, dicendo appunto che, rimettendo quasi in discussione il sito di Muraglia. Possiamo davvero tornare indietro e ricominciare questa battaglia anche da un punto di vista politico? Io credo che se non riusciamo neanche a dialogare con il sindaco di Fano, ci siamo messi proprio malissimo, ma spero che sia soltanto un aspetto legato all'estemporaneità della convocazione di quella manifestazione. E io penso che già stasera un filo conduttore su cui lavorare viene fuori. E innanzitutto che non si deve sempre ricominciare tutto da capo, siamo d'accordo, insisto, lasciando comunque dando per scontato comunque dal mio punto di vista che chi governa vuole marcare in qualche modo il suo governo, quindi bisogna trovare il modo di conciliare ciò che ci portiamo dietro dalle scelte passate con le necessità che chi governa adesso ha bisogno di affermare, diciamo così. Io penso che dobbiamo sfruttare fino in fondo il nuovo contesto dentro il quale noi ci collochiamo. Noi non abbiamo più i vincoli del patto di stabilità, almeno fino al 2022. Ricordo che per i vincoli del patto di stabilità saremmo arrivati quasi a commissariare la sanità delle Marche, poi c'è stato un grande lavoro di tagli e di riorganizzazioni e pesanti per stare dentro ai patti e evitare il commissariamento della sanità marchigiana. Quindi non c'è il patto di stabilità, c'è il grande tema del recovery fund, col MES o senza MES. La sanità è una delle linee strategiche dettate dall'Europa per indirizzare le risorse previste dal recovery fund. E i ministeri nazionali assieme alle regioni, ovviamente quindi anche il Ministero della Sanità, dovranno organizzare i recovery plan, cioè i piani necessari per attingere alle risorse del recovery fund. Allora io credo che noi dovremmo metterci in un atteggiamento proattivo, costruttivo, perché io penso che un contributo a questo recovery plan lo dovrà dare anche la Regione Marche. E quindi la Regione Marche si trova nella condizione di riordinare le idee, diciamo, su una visione delle reti sanitarie, delle reti ospedaliere, in modo tale da poter
presentare dei progetti fattibili al governo nazionale da presentare a sua volta all'Europa. Dentro questo contesto, il fatto di avere già maturato l'idea che dentro le reti necessarie per lo sviluppo della sanità del territorio di Pesaro ci deve essere un ospedale nuovo di questo territorio, secondo me è un valore che noi diamo alla regione di concretezza, se non ci attacchiamo a degli aspetti, diciamo così, di principio. Voglio dire, ad esempio, stasera abbiamo sgombrato il campo in parte da un tema che in passato aveva molto diviso, la localizzazione. Probabilmente abbiamo delle idee diverse non sul partenariato pubblico-privato in generale, io ritengo importante, ma sul partenariato in questo caso, potremmo anche bypassarlo questo tema. Io non butterei via il lavoro fatto sul progetto, perché per quella poca esperienza che ho, avendo fatto il sindaco 12 anni, so che quando scegli un luogo e ci vuoi fare una cosa sopra, ci sono tante analisi, tanti approfondimenti, tanti studi che vanno fatti prima di costruire il rendering. E quindi è chiaro che tutta quella roba lì non va buttata via se confermiamo il sito di Muraglia. E quindi offriamo praticamente alla regione, che ha diritto di ripensare assieme al Consiglio regionale una visione coerente con i piani da presentare al governo per l'Europa, ma noi gli offriamo una concretezza, un lavoro sgrossato che secondo me possiamo avere l'ambizione, con la tenacia giusta, di vedere soddisfatto. Grazie Catalano. Quanto possiamo allora ancora aspettare prima di vedere realizzata questa struttura? C'è ancora tempo oppure basta? È ora di farla? Possiamo aspettare almeno un minuto, possiamo aspettare, perché io sono contenta, perché è venuto fuori un sacco di cose dette bene, per fortuna, per cui stasera non ero molto in forma, un po' emozionata, un po' arrabbiata, però per fortuna tutti gli interventi hanno mostrato non solo interesse ma anche competenza personale molto dell'organizzazione sanitaria. Però, allora, a questo punto, io ora faccio quello che non è stato fatto, faccio cosa della dinamitale, perché non possiamo pensare davvero che questa giunta regionale nuova non sappia cos'è l'ospedale, cosa sarebbe, cos'è l'ospedale, diciamo, che nota adesso che cosa può essere una volta che fosse sistemato in un ospedale all'avanguardia. Lo so benissimo, difesa dell'uscita a nord della mobilità massiva, è punto di riferimento nell'organizzazione dipartimentale oppure gestione scopo, come vogliamo dire. Lo so benissimo tutte queste cose, perché c'erano anche il fatto che c'erano anche loro quando l'opposizione. Queste cose ormai si sanno in tutto il mondo come si fa a farle. E allora io dico che c'è una chiara volontà invece, contrariamente alle possibilità che Giovanelli pone, che si possa parlare con questa giunta, secondo me non ci sono possibilità, perché questa giunta non può sentire strumentalizzato l'ospedale nuovo, l'unico che è detto Marche Nord, con un altro percorso, ha strumentalizzato questo nel territorio per prendere voti, ha preso voti, è riuscito ad andare al governo, adesso prende la scusa che deve onorare quello che ha detto agli elettori. L'amministrazione regionale deve rispondere a tutta la regione, non a fare migliaio di elettori. Quindi dietro c'è un disegno diverso, c'è il disegno preciso, perché non è possibile ragionare in maniera intellettualmente onesta, dire di no, il progetto di ospedale pronto in questa situazione regionale di confine. Quindi c'è un altro disegno, c'è il disegno, a mio parere, di affossare veramente questo territorio per favorirne altri. Non si spiega diversamente che
prendano 106 milioni di edilizia, ospedaliera e la facciano aspettare chissà quanti anni, magari facilitandola in opere che non vanno nella direzione giusta dell'organizzazione sanitaria. In più, teniamo conto di una cosa. L'azienda ospedaliera Marche Nord è la giornale delle industrie, e giornale se mi conferma questo, di questo territorio, è la più grossa, associazione di attività anche economica di questo territorio, non solo da salute, ma da anche lavoro, da anche possibilità di diversi tipi. Per cui non solo non prendono in mano un progetto e gli fanno subito mettere la prima pietra come sarebbe giusto e intelligente fare, no? No? Ci dicono, sì, va bene, no, gli facciamo no, lo facciamo, però qui ci viene un primo livello. Un primo livello significa non solo la protezione sanitaria, non poter fare più tanti interventi nel non essere più un ospedale ad alta intensità di cura, più in grado di affrontare le malattie, le patologie complesse, il trauma e le risposte. Ma significa dell'ospedale anche il territorio di una comunità sanitaria, economica, eccetera, che è importante per questo territorio. Allora, a questo punto, e io l'ho sentita nelle parole di Giovannelli, la data di un povero al sindaco perché ha fatto quella genere di vedere tutto, ecco, che non era molto d'accordo su quella iniziativa comunale. Ma io dico che non c'è altro modo che lo sfondo politico a questo punto, perché non venite a raccontare che la nuova giunta non sa il valore dell'ospedale della Lì per essere valore per la gente, per il bene della regione, e l'ospedale che ha diritto per essere costruito. C'è un altro disegno. E allora di fronte a questi disegni ci vogliono le due parti, ci vuole la forza politica, non ce l'abbiamo, cerchiamo di recuperarla in qualche modo. Nel portoglio di dire noi siamo un territorio che abbiamo fatto tanto, che è così importante per la regione, ma abbiamo sentito solo noi. Io naturalmente sì, facciamo come dice Giovanelli, andiamo a parlare, cerchiamo di trovare il punto di accordo, ma ci credo poco e credo di più. Bisogna veramente avere l'orgoglio di dire siamo un territorio che conta, facciamolo cantare. Bene, Gambini. Chiudiamo tutto il giro degli interventi, una riflessione finale, le lascio questo compito, partendo magari dal fatto che appunto Ricci ha detto faremo le barricate per averlo, qual è il suo punto di vista? Anch'io raccolgo più le cose che ci uniscono rispetto a quelle che si dividono. Anch'io avevo e continuo a avere delle forti perplessità sul project financing, ma non è più forse interessante concentrarsi su questo. A me sembra che riazzerare la discussione sia un modo per mettere a rischio proprio il risultato finale. Noi dobbiamo avere la capacità di mantenere fermo l'obiettivo di fare una sanità per tutto il territorio e fare percepire al resto del territorio quello che veramente è il progetto, fornendo dei risultati. È una sfida grande per la quale non si può prescindere comunque dal dialogo con la Giunta. La Giunta è quella che amministra la sanità e dovrà creare la sanità, con la Giunta regionale naturalmente, sto dicendo. Quindi quando il sindaco dice faremo le barricate, ha ragione, nel senso di mettere un punto fermo sul fatto che su questo territorio, su questa provincia si deve investire, ma ha l'intelligenza politica per capire che poi queste barricate in realtà vanno declinate in un modo anche questo complesso. Sono barricate metaforiche, ma che poi non possono precludere il dialogo. Grazie allora a tutti i nostri ospiti, grazie a UPUPA che ha organizzato questo dibattito sull'ospedale, sul nuovo ospedale. Ringraziamo anche i telespettatori di Rossini TV. Una buona serata.